stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Abbiamo ancora 5 minuti a disposizione con te, Fabrizio. Vorrei chiederti una cosa: tu ti senti un attimino figlio del cantautorato romano, Fall Studio, la vecchia scuola di Theorius Campus, di De Gregori? No, ho preso più dalla vecchia scuola bolognese. Ho capito. Mi sono ispirato molto a Luca Carboni. Perfetto. Nella mia carriera. Quindi nonostante il fatto che tu sia romano, hai scelto Bologna, che poi è una città cara a chi fa musica da una vita. Parlavamo ieri con Toto Torquati proprio del fatto che ancora Bologna è una città zeppa di osterie dove si fa musica la sera, si fa musica dal vivo, ci sono grandi proposte. Ma poi sono poi delle influenze spontanee, no? Certo. Non... Va dove ti porta il cuore, no? Cioè... Ma dove ti porta il cuore e dove ti porta la testa, perché io ho ascoltato per tantissimi anni Carboni, Vasco Rossi e giù di lì. Il rock. Ligabue. Il rock comunque, cioè ti appassiona più dell'acustica, chitarra e voce. Pop rock. Cosiddetto pop rock. Senti, la tua presenza qui al Mia Martini 2007 è data anche dal fatto che tu credo che abbia una grande stima per Mia Martini. Ti racconto un piccolissimo aneddoto. Quando ho scritto Pensa, quando ho finito di registrare Pensa più che altro, ero seduto sul divano dello studio dove ho lavorato per tutto questo tempo sulle mie canzoni, e c'è un quadro gigante Mia Martini appeso lì, a casa di Giancarlo Bigazzi, che è il mio produttore. E io avevo paura ad andare a Sanremo, ero pieno di paure, di frustrazioni, paranoie, no? E il mio produttore mi disse: guarda quel quadro, quando avrai paura, ricordati di lei e lei ti porterà fortuna. E io ho vinto il Festival di Sanremo, 3 giovani. Beh, era... Quindi per me questa è un'occasione speciale stasera, infatti la racconterò questa cosa sulla... Era una donna che si è saputa imporre in un periodo dove comunque c'era un numero di interpreti altissimo in Italia. Cioè, Mia Martini si è fatta spazio tra Milva, Lavanuni, insomma tutta una serie di persone che con la musica che davano del tuo alla musica, quindi vuol dire che realmente era veramente molto grande. Senti, ma è difficile vivere di musica oggi? Stavamo parlando prima, ti ricordi, del contratto a tempo indeterminato? Sì. È difficile, forse è quasi impossibile. Ed è soprattutto difficile anche estranearsi dalla cosiddetta gogna mediatica, no? Se vuoi essere un grande artista devi fare televisione, devi fare queste cose, perché altrimenti vai nel dimenticatoio. Assurdo questo, vero? Però è così. Però purtroppo è così. Purtroppo... La tua faccia ha sempre bisogno di essere abbinata alla tua musica. Certo, oggi. Certo. Perché in questo mondo, purtroppo lo dico mai ancora, conta molto, anzi moltissimo, l'estetica e l'apparenza. Comunque, a proposito di visibilità, io volevo farti anche i complimenti per il video di Pensa, che è stato realizzato da un grande regista, è stato realizzato con delle idee assolutamente splendide, tutto ben fatto. Che dire, il 2007 continua a portarti fortuna, speriamo che il proseguo della tua carriera vada su questa onda, ma ci contiamo molto. Questo è il momento più difficile. Ci contiamo molto perché hai la grinta necessaria per venire fuori in un panorama difficile come il mondo della musica in Italia. Ci proviamo. Ok. Fabrizio Moro su Studio 54. Grazie Network. Ciao, alla prossima.